Salve ragazzi, queste sono le penne che vi ho appena presentato sul canale, sulla pagina Facebook. La prima dimostrazione è quella della Preppy che scrive con inchiostro rosso ed ha una punta sottile. Vi chiedo scusa per quanto riguarda le immagini della fotocamera, ma non mi sono resa conto che sfocava un po'. Comunque, questo è il tratto. Come vi dicevo prima, è una punta abbastanza sottile. È infatti una punta fine, quello è il tratto singolo. A me piace molto e come vi ho appena detto ho acquistato anche le ricariche di color nero. Quella che vi vado a mostrare adesso è invece un altro pennarello che pensavo avesse la punta come i brush, invece è un semplice pennarello nero che a seconda dell'inclinazione che voi date alla vostra mano ha un tratto diverso. È un pennarello nero dalla punta rigida della Pentel. Come vedete, sto dando diversi tratti, diverse impressioni e quindi questo è ciò che ne viene fuori. Passiamo poi agli evidenziatori della Zebra Mildliner. Sono fantastici e credo siano davvero davvero spettacolari per chi fa scrapbooking e per chi fa calligrafia. Questa è la punta a scalpello, questa è la punta del pennarello normale, inclinato e diritto. A seconda della inclinazione, anche in questo caso, che voi date, verranno fuori assolutamente diversi tratti, utilizzabili per poter colorare, per poter disegnare, per poter fare tutto ciò che voi desiderate. Io ho tralasciato di dire, ma questi pennarelli sono quelli che io sto utilizzando adesso a manetta proprio nel mio bullet journal, perché sono colorati ma allo stesso tempo non impiastricciano i fogli e devo dire che mi trovo molto molto bene. Appena potrò, quasi sicuramente comprerò anche le altre colorazioni perché sono davvero davvero versatili. Come vedete, questo è l'ultimo colore, il celeste, diverse colorazioni. Questi sono quelli della tonalità pastello. Infatti, Zebra Mildliner, scusate, come voi vogliate dire. Credo che questo video sia venuto fuori decentemente. Nel caso non fosse venuto fuori decentemente, vi chiedo scusa, il prossimo sarà migliore e il primo che è di questo canale. A presto, alla prossima. Ciao ciao!